però è arrivata la notizia che già alla fine del primo tempo De Laurentiis si è sceso negli spogliatoi a parlare, e poi che alla fine della gara entrambi siano stati allo spogliatoio con la squadra. Invece ora viene smentita questa ipotesi. Sì, ma alla fine del primo tempo si sa niente? Questo non sta a me, insomma, a dirtelo, perché ero in tribuna stampa, quindi è chiaro che non avendo occhi all'interno. Però questa voce girava o non girava? Francamente alla fine del primo tempo no. No, non quindi girava. Questa è una cosa che non mentre trova, invece non trova verifiche. Assolutamente non trova sì verifiche. Di sicuro la faccia della Laurentiis era tutto un programma. Ah beh, sì. Era molto, no, perché molto ora ti do un compitino. Cerca Area Napoli, che è uno dei tanti siti che segue il Napoli, e vedi la bomba. Vedi la bomba. Il bombazzo, caro Peppe. Però questa è italiana, quindi è bomba bomba. Se come quello che il Napoli solo dovevano comprare i cinesi. No, lascia perdere. Con Messi. Basta con arabi, cinesi. Prima siamo buoni. Il Parma ha trovato una cordata. Cipriota russo-cipriote, la cosa mi fa venire, insomma. Dei dubbi, qualche dubbio. Dopo quello che hanno combinato con la Parmalat e con Danzi. Ad allenare qualche in Turkistan. Questa cosa di turco russo-ciprioti. Perché sembra che Benitez arrabbiatissimo. Che Cipro è la peggiore piattaforma offshore della Roma. La notizia non la sto dando io, non sto dicendo. Allora, il sito Area Napoli, beh, pubblica, io ce l'ho su Facebook, poi dopo la troveremo, la faremo vedere, cioè, come no, certo, cioè, ripeto, io l'ho letta proprio la pagina, ha lanciato questo tweet e poi questo, come si chiamano, post, ecco, esatto, in cui dice che De Laurentiis, arrabbiato, visibilmente abbia contattato Spalletti. Ora, io penso possa essere una bufala, penso che possa essere una cosa inventata, io non ne ho proprio idea. È una non notizia, ma poiché è stato lanciato da uno dei siti qualificati, perché Area Napoli è un sito buono, di quelli validi che lavorano sul Napoli, e lo prendo per quello che è. Anche se non gli ho dato particolarmente credito, però Sergio, se fosse vero. Ma Spalletti è sempre stato uno dei tecnici che De Laurentiis ha ammirato e ha stimato. In questo momento è ancora sotto contratto, però di fatto è libero. Bisogna vedere che tipo di pretese avanzerebbe il tecnico toscano. No, ma tu pensi che si voglia liberarsi a questo punto? Io ti dico la verità, io penso che il rapporto sia belle che finito a giugno di questa della fine della scorsa stagione. A giugno erano già si era già in fase di rottura, perché De Laurentiis aveva promosso il rinnovo e Benitez non aveva accettato. Quindi a quel punto io avrei fatto cadere da presidente proprio anche l'opzione su quest'anno, che è diventato quasi un anno sabbatico. C'è una squadra fatta da lui, come fai? Caro Peppe, caro Peppe Umberto, tu mi insegni che a un certo punto la squadra, quando sa che l'allenatore mi ferma e mi dice: caro Peppe, io non ne posso fare il contrario. Caro Umberto, ci offendono in due. La verità è che quando una squadra, quando certi giocatori che già hanno per fatti propri un po' di mal di pancia, sanno che il tecnico che hanno in questa stagione non sarà più il loro allenatore, perché il progetto è venuto di fatto meno, parliamoci chiaro. Sì. Io non sono così catastrofico come ha detto Peppe. No, vabbè, ma dobbiamo dirlo. Io, se fossi stato De Laurentiis, avrei detto: caro Benitez, la ringrazio per quello che ha fatto quest'anno, se lei non mi firma perlomeno altri 2 anni, io faccio cadere l'opzione anche per la prossima stagione, mi rivolgo altrove, a costo di riprendere un discorso non da zero certamente, perché il Napoli non poteva mai partire da zero, dove è arrivato dopo tanti anni e con tanta fatica anche del presidente, e avrei ricominciato una nuova strada con un altro tecnico, magari con altri indirizzi. Si doveva presentare alla piazza dicendo: signori, assolutamente non vuole rimanere, assolutamente, a questo punto si cambia assolutamente strada. Sì, chi è il proprietario di un'azienda deve saper cambiare. Marchione con la Juventus ce l'ha fatto vedere. Dai. Silenzio. Torneremo a parlare tra pochissimo. Ma ti piace Spalletti? Spalletti è un tecnico preparatissimo che tu lo prenderesti? Ti piacerebbe?
Cioè, diciamo che giustamente oggi facciamo lavorare Benitez. No, ma non sto dicendo questo. Nel senso che comunque sarebbe un tecnico di grande esperienza. Benitez non accettare. Spalletti è un tecnico di grande esperienza che potrebbe fare. Ma i nomi che caso. Girano è quello, è uno di quei. A me piace Montella. Poi sono due nomi importanti che si fanno. Quindi, tra Montella, Mihailovic e Spalletti. Io prenderei Montella. Tu prendessi Montella.